Ciao a tutti, il mio nome è Manfredi La Rosa e di mestiere io faccio l'ingegnere civile e faccio parte del comitato Mare Milano sin dagli esordi, anzi oserei dire già da prima, dalle prime riunioni clandestine, ecco. E ho deciso di mettere a vostra disposizione le mie competenze, le mie conoscenze in un ambito tecnico-scientifico, perché io penso che una rivoluzione del pensiero non è possibile attraverso le istituzioni, ma va pensata dai singoli cittadini e cittadine. Ecco, io so benissimo che questo può sembrare difficile, un'opera difficile, come però è difficile tutto ciò che ancora non conosciamo. Ma io non sono un filosofo, non sono un intellettuale, diciamo che il mio compito è guidarvi e illustrarvi come questo progetto non solo è realizzabile, ma di come garantirebbe un immediato beneficio a livello sociale, economico e ambientale. E sapete qual è la nostra forza? È che noi lo vediamo già realizzato davanti ai nostri occhi. Ma procediamo con ordine, andiamo al nocciolo della questione. È possibile realizzare un complesso balneare nella città di Milano? Ecco, una struttura del genere andrebbe a contenere circa 250 milioni di litri di acqua marina artificiale, di questo poi ne parleremo, e andrebbe a coprire una superficie di 8 ettari. Ma riuscite a vedere tutto ciò?